Vice ministro Del Mastro è stato indagato per rivelazione di segreto per Fratelli d'Italia, rimane dov'è, non deve neppure rimettere la delega al DAP. È già stato chiarito dal ministro Nordio con solida documentazione che non c'è stata alcuna rivelazione di documenti coperti dal segreto. Riteniamo che la giustizia arriverà alle medesime conclusioni e non c'è pertanto alcuna ragione per quale il sottosegretario dovrebbe dimettersi o lasciare alcuni dei compiti che sta portando avanti con grande capacità e determinazione. C'è il rischio di un nuovo scontro politica-magistratura su questa vicenda? Io non penso, la nostra priorità è una riforma della giustizia per la quale riteniamo opportuno e necessario coinvolgere la magistratura stessa. Su questo caso, si tratta probabilmente di atti conseguenti alla denuncia ampiamente resa nota da parte dell'onorevole Bonelli e la magistratura ha ritenuto di fare i propri accertamenti che appunto ritengo arriveranno alle medesime conclusioni alle quali è arrivato il ministro. Voi chiedete le dimissioni di Del Mastro e Donzelli? Assolutamente sì, le chiediamo da prima dell'indagine, cioè da prima di sapere che è indagato, quindi sicuramente chiediamo le dimissioni. A questo punto anche del ministro Nordio. Il ministro Nordio ha comunque, diciamo, a vostro parere, dato un'informativa non corrispondente al vero. Mi sembra abbastanza evidente che c'è un'inadeguatezza di chi in questo momento gestisce il Ministero della Giustizia, quindi le dimissioni dovrebbero darle a tutti e tre.